Ben ritrovati a Fisco per Tutti, l'ormai tradizionale rubrica dedicata all'approfondimento di norme e tributi con i nostri esperti, l'avvocato Lorenzo Della Bella. Benvenuti. E il commercialista Stefano Della Bella. Bentrovati. Come nelle scorse puntate, continuiamo a parlare di fisco turistico, così come viene chiamato qui allo studio Della Bella, in particolare dottore della gestione delle località turistiche. Il destination management è una dicitura inglese che sta a significare la gestione strategica delle località turistiche, cioè quell'insieme di comunicazione e marketing che permette di posizionarsi nella mente del nostro cliente ideale. Quindi abbiamo due elementi essenziali, il posizionamento e il cliente ideale. Prima bisogna trovare a chi vogliamo rivolgere la nostra offerta turistica e poi cercare di comunicare per arrivare nella sua mente. Quali sono i fattori che muovono il turista verso la sua destinazione ideale? Va capito che quando si muove il turista si muove per scelte irrazionali. Ovvio che quando noi andiamo in una destinazione per lavoro, lì ci dobbiamo andare perché lì abbiamo il cliente e lì abbiamo da compiere il nostro lavoro. Quando invece facciamo scelte per il tempo libero, tutto assume un contorno meno razionale e più opzionale. Sotto questo punto di vista, cos'è che colpisce il consumatore, il turista? Lo può colpire una comunicazione e un marketing d'effetto. Entrambi possono essere meglio sviluppati da un territorio piuttosto che da singoli operatori, ben capiamo che lo sforzo che può metterci un singolo albergatore è ben diverso da quello che può metterci una regione o una provincia. Prendiamo per esempio il Trentino si muove come regione, fa marketing come regione, fa comunicazione come regione. Prendiamo per esempio il Forte Village della Sardegna, che è stato indicato come il miglior villaggio turistico del mondo da Forbes. E ben capiamo che quel villaggio turistico ha un appeal particolare proprio perché fa parte della Sardegna e di quella parte della Sardegna, diciamo VIP, che da molto tempo è ben posizionata nella mente dei consumatori. Concludendo, chi fa scelte strategiche acquisisce una destination appeal molto forte, questo vuol dire che è una capacità d'attrattiva molto forte, l'attrattiva si rivolge ai capitali, i capitali creano le distanze tra chi lavora in maniera strategica e chi non lo fa. Dottore, ci fa un quadro del peso del turismo per l'Italia? L'Italia è il quarto paese a livello mondiale per attrazione turistica, cioè per posti letto. Viene dopo Stati Uniti, Cina, Giappone e poi c'è l'Italia. Se pensiamo all'estensione geografica dell'Italia, è addirittura al primo posto insieme al Giappone. Fa lavorare più di 2 milioni di persone nel settore turistico e ha una bilancia di pagamento, di cui parlavamo la settimana scorsa, di oltre 10 miliardi di euro. Cioè i soldi che entrano grazie al turismo rispetto a quelli che escono dall'Italia per il turismo creano un avanzo di 10 miliardi di euro. Negli ultimi anni, dal 2000 quindi, ogni anno per 10 miliardi di euro sono più di 150 miliardi di euro che ha creato il turismo in Italia. Dobbiamo paragonarlo a una manovra finanziaria che è mediamente tra i 15 e i 20 miliardi, quindi possiamo dire che negli ultimi 15 anni il turismo ha finanziato ben più di 10 manovre finanziarie italiane. Quindi abbiamo capito, il turismo costituisce una grande ricchezza per il nostro paese. A questo punto, avvocato, la domanda è: ma si tratta di un turismo di qualità? Certamente, diamo alcuni dati. Il 50% dei turisti in Italia sono stranieri, il 90% di questi turisti stranieri pretende almeno un albergo a 3 stelle e il 50% invece desidererebbe un albergo a 4 stelle. Teniamo presente che in Italia le stelle non sono un elemento distintivo oggettivo. Tanto è vero che se noi prendiamo un 3 stelle in Liguria o un 3 stelle in Trentino, vediamo una netta differenza tra le due offerte. È chiaro che quando noi diciamo che l'offerta deve essere ben misurata e all'altezza, non parliamo più solo di qualità, che è un elemento ormai che si dà per scontato, ma di esperienza vera e propria. Quindi l'Italia dà un senso di esperienza e lo straniero, quando esce dall'Italia, deve volerci ritornare. Dottore, qualcosa da aggiungere prima della consueta domanda dei nostri telespettatori? Il turismo è una risorsa sostenibile perché valorizza e tutela il territorio, fa sviluppare l'agricoltura a chilometro zero, l'artigianato locale e fa crescere culturalmente la popolazione locale per il continuo interscambio culturale che avviene con i turisti stranieri. Purtroppo è già una risorsa in Italia e quindi normalmente l'operatore turistico dice: io già faccio dei soldi perché dovrei impegnarmi di più per farne di più. Questa è una frase che è inaccettabile per un imprenditore. Ma se è un ragionamento che fanno anche i territori, le province, le regioni o lo Stato centrale, fa addirittura paura. Sono loro infatti che devono investire per primi, valorizzare i territori, premiare la qualità e cercare di fare una comunicazione per rendere unico ogni posto in modo tale che si posizioni in maniera corretta nella mente del nostro cliente ideale.
Bene, a questo punto passiamo a leggere e a rispondere ad una delle domande che ci avete inviato. Ci scrive Antonella: sono rimasta colpita dai dati che avete citato la scorsa volta e dalla provocazione del dottore che le chiedeva se avesse 100 euro dove li investirebbe? Ecco, diciamo che ho 100 euro, dove li dovrei investire? E se io fossi lei li investirei nello studio della Bella, no? Sto scherzando. Direi, se avesse delle minime capacità artigianali, magari nel settore dei souvenir, perché a Lecco il manzone è ancora una risorsa. Lorenzo la settimana scorsa diceva che è un turismo mordi e fuggi, però ci caratterizza molto. Quindi se uno avesse delle capacità artigianali, fare delle statuine di Renzo e Lucia, Don Abbondio, Fra Cristoforo, magari dei soldatini per i bambini, dei bravi. Lei invece, avvocato? Io mi getterei un po' più sulle esperienze consolidate. Parlavamo l'ultima volta di una nostra partnership con il Lago Maggiore. Là i servizi di taxi boat sono molto più sviluppati, qui sono praticamente assenti, dico praticamente perché qualche realtà esiste. Cercherei di renderli ancora più qualificati e magari di offrire un taxi boat di alto livello, potrei parlare di un Riva Acquarama per essere esagerati, e quindi dare un servizio che, essendo di così alto livello e così alta qualità, può far rendere molto di più. Bene, allora se volete altri suggerimenti dai nostri esperti o rivedere la puntata, andate sul sito www.ricorso-tributario.it e continuate a scriverci all'indirizzo che vedete in sovrimpressione. Saluto Stefano e Lorenzo Della Bella e ci vediamo settimana prossima. Arrivederci. A presto.